detto, sembri Slender. È da quando ho aperto il canale che me lo dicono. Ok, sì, in effetti capisco la confusione, però anche basta, eh. Sta il fatto che ormai io e Slender siamo nemici mortali, quindi ogni volta che ne ho l'occasione devo affrontarlo. È uscito un aggiornamento per il 10° anniversario di Slender The Arrival e aspettavo solo una scusa simile per riempirlo di spoiler, non è vero mai. Mi sono fatto sotto dalla paura, è stato terrificante. Io sono il creatore Edoardo Facose, questo è il mio secondo canale. Vi invito ad iscrivervi, lasciare un like e buona visione. Eccoci qua. Se un tempo gli arti... Mamma mia! Che paura, tanto cielo, ciao Lesi. Iniziamo malissimo, eh. Una mano. Ah, però un upgrade c'è stato, eh. C'è stato un upgrade di grafica. Anche 60 frame al secondo. Bene, bene, bene. Vedo già una figura monca. Sono i miei contro te. Io me ne andrei. Mi è esplosa un'orecchia. Non ho più un timpano. Raccolgo. Valutazione della salute mentale. Il paziente presenta sintomi di... Però i sintomi che provava erano palesemente quelli che ti fa provare lo slenderone. Ma sono io, sono uguale, guarda. C'ho i capelli corti, però guarda, c'ho le stesse maniche. Mamma mia. Un razzo. Gnam, gnam. Grazie mille, Crafty. La sua realtà. Gnam, gnam. Serve una chiave per aprire la porta. Non c'è niente qui. Ah, era qua. Ma c'era anche prima. Tre bambini scomparsi dalla città locale. In una serie di eventi agghiaccianti, tre bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni sono misteriosamente scomparsi dalla serena comunità di Willowbrook. Alcune prove inquietanti sembrano indicare un rapimento e le autorità temono la presenza di un omicida seriale nell'area. Le forze dell'ordine locali stanno attivamente indagando sul caso ed esortano i residenti a rimanere vigili mentre lavorano per portare i bambini scomparsi al sicuro nelle loro case. Il dottor James Anderson, non mi ricordo chi sia. Buonasera. Raccogli cosa? Bella, bello questo posto. Non vorrei andare qui in vacanza, va bene. Non ti offendo mai più. Ragazzi, questo posto è terrificante. Ma sai che forse... Poteva andare molto peggio. Non vedo niente. Wow. Lampadina c'è. Chi è Babba Mia? Vai, prendimi, sono tuo. Si è bloccato il gioco. Guarda se mi fa partire dall'inizio. C'era già prima? Sto impazzendo? E mo si apre, così. Tra l'altro, che vuol dire sta cosa che c'hai la luce in basso? Punta dritto! Che me punti così? Che me punti? Pum! Devo scendere, per forza? Push bar to open! Non funziona, era una menzogna. Vado? Ok. La tua salute è la nostra priorità. Tu lo leggi? Ah, qua. Nel frattempo lui immagina parasi, va bene. Vado di qua? Paziente grave, unità di psichiatria. Che cos'è questa? Volete una cola? Buon salve, signori. Cos'è? È Alice. Allora, o c'è qualcuno dietro di me, o lo Slender che flickera, o si sta di nuovo rompendo il gioco. Secondo me è la seconda. Chi è, mamma mia? Chi mi ha sussurrato nell'orecchia? Lui chi è? Diceva Renato Zero. Mi sta chiudendo dentro, mi sta chiudendo. Ashvala, sono Harry Potter. Anch'io parlo serpentese. Chi era? Chi era mio fratellino? Era Gollum. Sempre bloccati, sempre. Tutto bene? No. Avanti. Che cos'è? Eccolo qua, lo slenderone fortone. C'è un cadavere. C'è del sangue lì, non lo so.
Delle manine? Sì, ci sono delle manine. Santo Piripillo! Ah! Voi come dormite? Non giudicate gli altri. Lui stava molto comodo così. È importante questo. Era chiusa questa porta prima, vero? Sì. Sedia, non muoverti. Ecco. Andiamo. Buon salve. Va bene, io leggo. Che ci faceva qua sto foglio? Non so. È con il cuore colmo di dolore che vi comunico la tragica perdita di un nostro stimato collega, il dottor James Anderson. Oh, il tizio che stava studiando Slender! Approfittiamo di questo momento di lutto per chiedere cortesemente di non diffondere... Grazie. Grazie, in effetti volevo la bibita, grazie. Un po' di zuccheri. Tanto muore per lui, sì. Io vado, eccola, questo è proprio il corridoio del jumpscare. Dove è finito il pavimento? Eccola, sto per morire. È finita, troppo grande questo posto. Posso andare all'ascensore e andare via? Forse non sarebbe il caso, in effetti. La Coca-Cola. Wow. Alla vostra. Ecco, car... Ufficio della sicurezza. Mi sono tutto tanto che sicuro. Hello? Allarme on off. On tutta la vita. Onnalo. C'è nessuno fuori, eh? È aperta la porta. Ma la porta... Ma era aperta già prima? Sono stupido? Potevo scappare? Sono scemo? Sono scemo. Stavo per dire chi ha chiuso la porta. Ma dov'è? Allarme, allarme, siamo morti, è finita, andata, persi per sempre. Mi infilco nell'angolino e ciao. Questo tasto prima non c'era. Allarme on off. Perché compaiono le cose in questo gioco? Dai. Scusate, cuoricino, ci sta tutto. Che mamma mia, pizzeria! Ah, è caduto proprio l'ascensore. Ah, ci sono delle frecce. Ah no, Pino! Pino! Chi è? No, questo è qualcuno. Tu, voi siete pazzi? No. È il bimbo! È il bimbo scemo! Il bimbo scemo è qui! Non ti uccidere mai! Chi è? Chi è? Mamma mia! Ah, Crafty! C'è un bimbo scemo! Siamo tornati! Crafty, grazie per l'abbonamento regalato a Sam! Tanto amore davvero, tanto amore! Ah! Mi sa che questa non è l'uscita! È l'uscita dalla mia vita! Buonasera, buonasera. È bello rivederla, come sta? Tutto bene? Famiglia, zii? Ma io posso fare sta vita? Mannaggia voi. Lui è una pianta, mi sa, è un pino. Tra l'altro sembra un'altra cosa che ci accomuna, questa cosa non va bene. Buonasera anche a lei. È Jedi. Il potere del Jedi può servire qualcosa. Cosa ha premuto? Vai via. Oh no, il tonfu tonfu dello Slender Noonf. Non l'ho chiuso io. Non lo so. Chi è? Chi è? Buonasera, buonasera, buonasera.
Scappa! Ma che è sto luogo? Apri! E mo? Morto per sempre? Ho vinto? Ho vinto la vita? Ho vinto il gioco? Scappa! Bula 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 bula! Tutto a posto. Buonasera! Come stai, amico mio? Da un sacco che non ci vediamo. Senti, non volevo disturbarti, però sei tu che hai fatto 10 anni e sei tornato. Io che devo fare? Ti stai avvicinando? Non avvicinarti. Non c'è bisogno, devo andare? Dovrei andare. Ciao! Siamo usciti? Siamo effettivamente vittoriosi? Tra l'altro Slenderone e Tomf è nella foresta, quindi... oh no, non di nuovo. Ma perché lo fai? Perché ti vuoi male? Perché stai rientrando? Ma tu sei tutto scemo. Ma guarda qui che roba. È aperto! Bambino zombie. È un filmato, una cutscene. Oh no, non è finito. Tua madre. Non posso muovermi, fammi il tuo che vuoi. Mi giro anche. Basta prima, no. Siete in tanti! Ci sono anch'io di mezzo? Siete sono tantissimi. Non va bene. Uno bastava. Uno bastava in effetti, Basta, non fa. Siamo tornati? È ricominciato la vita? Andis, falla finita! Unifica. Salva tuo figlio. Ah. È tornato, amico mio! Prima del tragico incendio doloso che ha sconvolto la comunità, molti abitanti di Oakside avevano riferito che la presunta vittima aveva iniziato a comportarsi in modo strano, isolandosi sempre senza finire di leggere le frasi. Allora, ti devo dire,